Come riscaldare e raffrescare un ambiente senza movimento dell'aria? Tutto questo grazie a un impianto radiante a foglia e una pompa di calore. Lo vedremo oggi con il progettista che ha progettato l'impianto radiante e con il cliente finale. Andremo a capire come ottenere rese straordinarie grazie a questo tipo di abbinamento, il radiante a foglia e la pompa di calore. E poi andremo a capire come con il monitoraggio di un sistema e anche dell'altro, abbiamo potuto ridurre drasticamente i consumi energetici, tarando alla perfezione il sistema e ottenendo lo stesso comfort. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco. E se hai domande specifiche per il tuo caso, scrivile nei commenti qui sotto. Bene, eccoci qua come promesso. Allora sono con Gianluca, il proprietario della farmacia, e sono con Fabio, invece, che ha seguito tutta la parte di emissione, quindi la parte di trasmissione del calore in farmacia per tenerla climatizzata in inverno e anche d'estate. Allora, partiamo dal nocciolo. Gianluca, quali erano le tue esigenze? Perché hai voluto mettere mano al tuo stabile? Allora, diciamo che il tutto è partito perché dovevamo fare una strutturazione molto, diciamo, approfondita del locale, perché ne aveva bisogno, compresi tutti gli impianti. E all'inizio ci era stato proposto di realizzare la climatizzazione del locale appunto con un sistema ad aria completamente, sia d'inverno che d'estate, quindi sia per il caldo che per il freddo. Dopodiché, in base anche agli studi che sono stati fatti, diciamo, a livello universitario, abbiamo scoperto, cioè, è venuto fuori che insomma, l'aria in movimento, soprattutto aria di ricircolo, non è il massimo. Non era il massimo a livello igienico, sanitario. Calcolando che nella farmacia di solito può anche capitare che ci vada qualcuno che ha qualche sintomo, diciamo, facendo uno più uno, abbiamo pensato che magari non fosse la soluzione ideale. E in questo, per fortuna, ci è venuto incontro Fabio, col suo tipo di impianto, che ci ha garantito appunto la possibilità di raffreddare e riscaldare l'ambiente senza muovere l'aria. Inoltre, ci ha garantito con un sistema di ventilazione meccanica controllato anche il ricambio d'aria totale. Quindi non un sistema appunto che andasse a ripescare l'aria interna per poi deumidificarla, ma con un impianto diciamo un po' più grosso, riuscisse a deumidificare l'aria in entrata nuova. Questo sistema di Fabio permette di lavorare con temperature d'estate alte e d'inverno basse. E di conseguenza ci ha molto aiutato nell'erogazione della potenza perché è riuscito a soddisfare in termini di comfort e anche appunto in termini anche di risparmio, insomma. Ma sicuramente diciamo che dopo Fabio lo spiegherà più in maniera più dettagliata, sicuramente. Ok, quindi ricapitolando, si tratta di un locale aperto al pubblico a Trieste, di Sì. quanti metri quadri? Più o meno la parte esposta al pubblico sarà di 120 metri quadri, più o meno. Ok, perfetto. E, prima era climatizzato con l'aria? Prima erano con degli split normali, Ok. anche se l'area vendita era molto più piccolina, e poi c'era una caldaietta con dei termosifoni che però non soddisfavano mai i requisiti di comfort, diciamo, ecco, non arrivavamo mai a una situazione ottimale. Sia con i condizionatori, perché ovviamente con i condizionatori c'era sempre diciamo una soluzione di compromesso, perché chi era vicino al condizionatore o sotto il condizionatore non stava benissimo, ecco. Chiaro, chiaro classico, insomma, quest'aria che ti arriva tra capo e collo, che stai male. Sì, il sistema di Fabio è un sistema radiante, ecco, basato sulla tecnologia del radiante a soffitto, sì. Forse l'ho già detto, ma lo ripeto. Ok, quindi allora dai. Sentiamo il buon Fabio, raccontaci un po' nel dettaglio, dal punto di vista tecnico, cosa è stato fatto e come è stato rivoluzionato questo locale per poter garantire il comfort che Gianluca ha toccato con mano, in questi mesi.
Siamo partiti dai dati di progetto, che proprio come ricordava Gianluca, trattavano la gestione di tutto quanto attraverso un impianto ad aria. Okay? Quindi attenzione che i carichi di questa farmacia, che sono 120 metri quadri di esposizione più tutti gli uffici, hanno delle vetrate alte 5 metri, quindi una bella percentuale di carico. Okay? A questo punto era chiaramente, non si poteva utilizzare il classico radiante, cioè il monotubo spirale, né a soffitto né a pavimento, perché non aveva le potenze necessarie per soddisfare quelle che erano i fabbisogni effettivi di quello che era di quello che era l'involucro. Allora si è optati per l'utilizzo di un impianto a foglia, il quale impianto a foglia ha permesso di sopperire a questi enormi carichi, assieme a questo però di poter lavorare in modo efficiente sia d'estate che d'inverno con una pompa di calore. Chiaramente la differenza tra un impianto a foglia e il monotubo spirale, il classico radiante, per capirsi, è che l'impianto a foglia ha una superficie di scambio pari a 10 volte il sistema tradizionale. Questo difatti ha permesso alla pompa di calore di poter lavorare con un differenziale migliore e quindi abbassare le temperature d'inverno, alzarle d'estate e arrivare a un miglioramento sui consumi abbastanza importante rispetto a quello che era, diciamo, la proposta iniziale. Ok, ok. Voi sapete che io sono un appassionato poi di numeri, ma anche di controllo, perché secondo me senza controllo non si va da nessuna parte, nella vita in genere, tanto più nelle pompe di calore. Fabio altrettanto, Gianluca non se ne parla, ovviamente. E effettivamente, al di là del sistema tecnico, no, del radiante a foglie, che è una tecnologia molto interessante che ho approfondito e che molto piacevolmente condivido, poi quello che conta è solo il risultato finale. Quindi che risultato abbiamo ottenuto in termini, ad esempio, di temperatura? Parliamo proprio di temperatura. Per raffrescare un ambiente e tenerlo a quanti gradi? Qui chiedo oggi 24 e mezzo. 24 e mezzo. Ok, e con un tasso di umidità? Noi teniamo il set point a 55. A 55 gradi. L'acqua quanto gira? L'acqua girava allora nell'impianto girava a 18-19 gradi, uh-huh. e invece nella macchina di umidificazione siamo tra i 9 e i 13. Ok, per tenere perfetto. Quindi stiamo parlando veramente di acqua quasi calda, perché voglio dire 18-19 gradi è veramente poco, per ottenerne 24 in ambiente. Quindi, diciamo che la questione è legata a una macchina d'aria importante, che sì, è praticamente a rinnovo totale. Esatto. Questa caratteristica di avere questa macchina che riesce a garantire un continuo ricambio aria totale in questo ambiente, che è la farmacia, che ben sappiamo è un ambiente molto particolare, esatto, certamente ci ha obbligato a lavorare con una temperatura differente su questa macchina. Per quanto riguarda invece l'utilizzo su una casa civile, spesso la temperatura di funzionamento del sistema di deumidificazione e del sistema radiante sono praticamente le stesse, e questo consente di avere degli ER, cioè dei rendimenti estivi, molto molto importanti. Ok, ok. Poi Fabio l'altro giorno mi hai chiamato tutto soddisfatto, perché hai detto: oh ragazzi, qui abbiamo tarato la macchina e abbiamo stravolto tutto quanto. Nel senso che, la spiego velocemente, la macchina è stata collaudata e come sempre parte e inizia a funzionare. Poi, dopo, nelle settimane successive, bisogna capire come risponde l'impianto, come risponde il cliente, come risponde la farmacia, come risponde il meteo. Insomma, ci sono tante variabili che vanno poi a customizzare la soluzione. E se si va a tarare da remoto, temperature, orari, set point, si riescono ad ottenere ottimi risultati. Ad esempio, Fabio, cosa siamo riusciti a ottenere andando poi a giostrare, magari in termini di consumo, che alla fine, come sempre, è quello che conta. Sì, bello il monitoraggio del remoto, ma effettivamente poi i soldi che il cliente deve tirar fuori, che Gianluca deve pagare in bolletta, sono cambiati facendo degli accorgimenti, delle tarature ad hoc? Allora, siamo partiti intorno ai 50 kW
come prima taratura, garantendo le condizioni di progetto. Ci sì. abbiamo messo un pochettino in questo devo dire che è stato un lavoro fatto a tre, perché è stato fatto a tre da chi ha tarato la pompa di calore, da chi ci ha dato il supporto di sabato e anche di domenica, questo possiamo dirlo, vero Gianluca? Assolutamente, anzi, come dicevo all'inizio, il supporto è stato totale in qualsiasi momento, diciamo quasi. Ecco, la cosa interessante è che grazie comunque alla possibilità sia dalla parte della pompa di calore che da parte di tutta la centralina comunque di Fabio, che gestisce non soltanto diciamo la proprio il radiante stesso, ma anche tutto il sistema diciamo di gestione del calore, è tutto basato su sensori di umidostati e di temperatura comunque progettati e forniti da Fabio, e questo ha permesso anche di raccogliere un sacco di dati e un sacco di diciamo anche di un sacco di dati storici, diciamo, che ci ha consentito poi di dare le giuste indicazioni a tutti gli attori che hanno preso parte a questa opera, perché grazie diciamo al controllo remoto sia da parte della pompa di calore che da parte di Fabio siamo riusciti poi, regolando doppio set point, temperature, provando, testando, vedendo, siamo riusciti a ottenere nell'ottimizzazione dei vantaggi indubbi in termini di consumi, anche perché veniva tutto monitorizzato da me come uno stalker di prima categoria, perché ovviamente anch'io ho tutti i sistemi direttamente sul generale, anzi divisi per pompa di calore, ventilazione meccanica, e so esattamente cosa consuma e quanto. Quindi dopo si vedevano, diciamo, grazie anche a tutti questi sistemi, si riusciva a vedere bene esattamente anche le differenze, insomma, si coglievano subito le differenze di settaggio. E vorrei ricordare che questo impianto di Fabio, che forse non abbiamo detto, nonostante sia un impianto radiante, che di solito si pensa che debba essere sempre acceso, anche ma con dei vantaggi indubbi, ok? Però nel caso di una farmacia, quindi di un'attività commerciale, la sera sarebbe completamente inutile che sia acceso. Quindi tutti i dati che abbiamo raccolto sono a impianto acceso dalle 6 del mattino alle 21. Di notte è completamente spento. E devo dire che l'impianto di Fabio in pochissimo tempo porta in comfort, diciamo, ecco, porta il comfort nell'edificio. E quindi questo ci consente di spegnerlo, ecco, e sì. regolarlo al meglio insieme a Alessandro, insieme a, ovviamente a tutti gli attori. Quindi sì, quindi dopo aver regolato, diciamo, prima siamo partiti con i dati di targa e dopo siamo riusciti con delle regolazioni anche di fino, sembravano regolazioni quasi insignificanti a vederlo a livello numerico, però poi invece hanno dato i loro frutti, e anche quando grazie alle previsioni del tempo abbiamo visto che invece sarebbe stato molto caldo fuori, siamo stati in grado con delle piccole correzioni da remoto sempre fatte dal team di Alessandro, quindi pompa di calore, e di Fabio, e siamo riusciti a prepararci poi al grande caldo che c'è stato 2-3 settimane, insomma, e a mantenere il comfort. Quindi da 50 kW iniziali, diciamo, ecco, a calore latente, chiamiamolo, altissimo della farmacia, poi siamo riusciti a portare il tutto a anche 20 kW al giorno, 25, quindi ovviamente oscillante, magari ogni tanto anche a 30, per via ovviamente di quanto caldo fa fuori, di quanta gente entra, di quanto è umido. Ovviamente ogni tanto la bora qui ci aiuta, perché diciamo la bora porta via l'umidità e quindi fa lavorare molto di meno quella macchina che abbiamo per la deumidificazione, che è un compromesso, ma è un compromesso per la salubrità dell'aria. Quindi è una cosa che era assolutamente conscia e non è non è stata per noi una sorpresa. Però ecco, Alessandro, di Sigillo Sicuro,
ha proposto questa soluzione del doppio set point, che subito Fabio, grazie ai suoi, anche alle sue schede elettroniche, ai suoi programmatori, è riuscito ad applicarla e a integrarla perfettamente nel sistema senza che gli utenti, noi, ce ne accorgessimo, quindi senza nessun calo di prestazione. Ecco, questo è importante. Poi apro qui una parentesi veloce. Hai ripetuto molto spesso attori, no? Abbiamo fatto delle modifiche, abbiamo coinvolto gli attori. Ecco, vorrei dire una cosa che non è per niente scontata, che in un cantiere ci sono sempre tanti attori, ma di solito sembra una torre di Babele, cioè ognuno guarda il suo, ognuno ascolta solo il suo, sì, ascolti il cliente, ma alla fine fai di testa tua, e quando poi alla fine bisogna tirare le somme, colpa mia, colpa tua, e non si arriva mai a una fine. Invece, ecco, un piccolo dettaglio, ma fondamentale, è che tutti quanti siano allineati per raggiungere l'obiettivo che il cliente desidera, cioè star bene e consumare poco all'interno, in questo caso, della propria farmacia e può essere la propria casa. E, bene, beh, tanto vi ringrazio per aver condiviso con me questo progetto, questo case history. E Gianluca, tornassi indietro, siccome anche qui non ti dico quante persone ci chiamano, ci dico, beh, tornassi indietro, guarda, non farei nulla, starei tranquillo, non mi roderei il fegato, no, chiamano disperati perché hanno avuto magari problemi, ma non solo con le pompe di calore in genere, no, con alcuni lavori. Ecco, tu potessi tornare indietro con la penna sopra quel foglio di carta per decidere cosa progettare, lo rifaresti tale quale e lo consiglieresti a un amico? Guarda, visto la collaborazione che c'è stata anche tra aziende diverse, quindi ad esempio Sigillo Sicuro e Fabio, è veramente emozionante, perché obiettivamente non si trova facilmente delle persone così aperte e aperte anche a mettersi in discussione e ad accogliere anche le buone idee altrui e metterle in pratica, sempre con un ottimo, approccio è un ottimo modo di fare. Quindi io, vedendo anche il risultato, che quello che mi è stato promesso tra virgolette da Fabio e da Sigillo Sicuro, io assolutamente consiglierei, anzi consiglio, ho già portato qualcuno, quindi sì, quindi sì, assolutamente consiglio, e si trovano pochi professionisti come quelli che sono entrati a far parte del team di ristrutturazione della parte tecnica, insomma, e impiantistica. Quindi assolutamente, cioè, oltre che ottimi prodotti, ottimi tecnici. Bene, mi fa molto piacere, perché comunque se fosse andata bene, anche se fosse andata male, ormai i soldi sono stati spesi, quindi sapere che qualcuno ha fatto un investimento ed è andato a buon fine per tanti aspetti ci fa sempre molto molto piacere. Bene, grazie ancora del vostro tempo e alle prossime avventure. Grazie ancora. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao. Presto.